Stiamo chiamando la ragazza con cui è stato Simo ieri sera. Stiamo trasferendo. No, perché io ho detto, ragazzi, io ve lo giuro, 2 minuti. Sì, lui dice di essere durato 2 minuti, secondo me è una cazzata, è durato tipo un'ora. E non neanche fatto d'amore. Metto in piedi, basta, finito. Non è vero, è una classica cazzata del Simo. Vai, chiama. Oh, eccola. Allora, lui non si fida di me, dice che sono un bugiardo, perché gli ho detto, guarda il Vale, e a me, io sono andato lì, lui fa, dai, sei un coglione, no, hai fatto sesso. Puoi dire che non abbiamo fatto sesso? Fatto sesso. E puoi dire che sono durato 1 minuto e mezzo? È nel range 1-5 minuti o 5-10 minuti? 1-5. Ma no, bello! Andiamo al The Club. Non andiamo! Ma poi te mi fai bere? Ma non è vero, io non bevo! Sei sicuro? Sì! Allora che cazzo andiamo a fare? No, io voglio fidanzare. Lo sapevo che andava a finire là, io lo sapevo. Io voglio fidanzare. Non troverai la tua fidanzata in discoteca? Bro, sì! No! E dove le trovi? Ok, andiamo ai Navigli. Mi accoltella, ma i Navigli non mi va. Io voglio fare sesso! Sì, anch'io! Io non voglio usare il mio sgarroggio, è così inutile. Non c'è neanche la mia fidanzata. Chi è la tua fidanzata? Non lo so. Magari la travedi? Bro, se c'è la mia fidanzata, ti ricordi la mia fidanzata del gatto? Sì, bro, si stava baciando un altro ragazzo settimana scorsa. Sai che io ho fatto sesso con nonna Lucina? Sarà la tua serata, cazzo. La mia serata, la tua serata. Voglio fare l'amore, voglio fare l'amore. Ma bro, pensi che reggerà male dopo così tanti giorni d'astinenza? Sinceramente me ne frega un cazzo, spero sbocchi. Mi mancava così tanto l'alcol! Ti amo, combo. Trison, lei, bro, poteva essere la mia fidanzata, ma prima ha scelto te e poi è andata con il rosso. Farò sesso con lei. Cosa? Tu o io? Tutte e due. Devi dire sì o no. Cosa? Oggi presento una mia amica minorenne. Mi sono veramente innamorato. Questa volta veramente. Quanto sei innamorato? Ti piace passare molto tempo con questa persona? Ci sono 3 opzioni. Se questa persona ti chiedesse di andare a vivere insieme, cosa risponderesti? Sì, direi facciamo di sì. 10 bimbi. Sei attratto, forse ti piace molto il loro senso dello stile, i loro capelli, il loro modo di camminare o il suono della loro voce. Ma l'attrazione per certi aspetti di una persona non significa che tu sia attratto dalla persona nel suo insieme. Verissimo. E poi, e di certo non significa che sei innamorato. No, io invece l'amo. Sì, non l'amo. No, io l'amo, raga. L'amo. Salva. Ma ci siamo basati su un test di merda di internet. Beh, sì, mo, sono 23 domande. 23 domande sono abbastanza. Mamma, non guardare questo viso. È quello. Lo sei spaccato, bro. Simo, una mia amica, minorenne innamorata di te. Minorenne, merda, let's go. Mamma, non guardare questo video. Sentite mia mamma che ha detto che fai parte della famiglia. L'amo! Scritto qua. C'è scritto guard, che credo che sia infermiere. È mio, ma, tutti. Ma è tuo Valerio o il cappellino? Il cappellino. Ma vaffanculo. Sono minorenni. Quanti anni hai? Devi di portarti a casa una minorenne. Però ci provo con la mia pischella. Ehi! Bro, ci provo ancora con la mia pischella questa. Ehi! Bro, ancora con la mia pischella dopo che gli urlo. Ehi! Vorrei fare la metà del sesso che fa questo Cristiano. Lui registra solamente quello che vuole lui. Registra solo quello che fanno gli altri. Quando tocca a lui, guarda, testa di chiave. So farlo anch'io. Mi stanno portando a fare questa attività che ovviamente nessuno mi ha detto perché è tipo una sorpresa. Se vomito è un problema. No, fa visual. Senta potente. Beh, ritirata. È legale. Allora siamo con Emanuele Stante, Emanuele Brighi, 17 anni di età. Aiuto! Ammazzo! Da quanti anni lo fai? Quando avevo 8 anni. Io quando giocavo a
fare sto lavoro qui non ti devi piacere la vita in generale. Tenete la maniglia qua. Ok, mi tengo la maniglia. No, 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 no. Guardare questo video. Oddio, 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 oddio. Da quanto tempo lo fai? Ieri ho provato. Ah, ieri. Oh, no. No, no. Non ho mai fatto una roba del genere, è stato incredibile. Non ti muovere, Simone. Oh, porca. Follia. Basta. Non voglio più vivere. Vi devo dire una cosa, ragazzi. Non è finita qui, ma abbiamo un'altra attività da farvi fare. Ciao. Piacere, Simone. Io sono Vladimir. C'è un estintore per terra. Giuro che mi sono tremando le gambe. Allora, a me piacciono le cazzo di minorenni. C'è qualche problema? Allora, a Simone piace i minorenni, è vero? Ma perché? Io non ti piacciono, non ho capito. A lui piacciono solo i minorenni. Quanti anni hai? E no, non va bene, no, Simo ha un problema. O hai 15 anni o 35. Sono fidanzato. C'ha paura. Paura. E ha paura. Bacio. Bacio. Tu sei un amico di merda. Tu sei un amico di merda. Tu sei un amico di merda. Non e tu hai un'età che non va bene per i miei canoni. Io le amo tutte. Ma avete mai mangiato, ragazzi, in un bagno? Trova di tutto guardando così. Qual è la faccia? Pennarello. Due righe. Mamma, non guardare questo video. Chi è? Ma oh, ciao Pete. Vado aereo per San Valentino. Porterà fuori a cena una pischella. Una sconosciuta. Le ha preso l'hotel. Ci fa la cena e poi andiamo a fare serata insieme. Bro, io prendo la business class. È tipo un hotel a 5 stelle. Così la vizio un po'. Fammela vedere. Gran sorca. Ti sei innamorato? No, non ancora. Devo conoscere la sua personalità prima. Quanti anni ha? 18. Lo so, bro. Bro, è 2005. 2004. Scemo. Le 2004 le dittavo nel 2019. Scemo. Bro, è questa dea. Bro, io la conosco. La conosci? Io la conosco. Non è vero. Ha fatto un bob. Non è vero. Giuramelo. Ma secondo te mi faccio fare il bob dalle 2004, bro? Hanno 18 anni. Sono maggiorenni. Oh, che schifo. Dobbiamo andare a far serata. Alzati. Alzati. È il Vale con la pischiella. Ciao, piacere. Chiara. Simone, piacere. Allora com'è andata? Tutto bene, ora siamo fidanzati, però vabbè. Ma davvero siete fidanzati? No, zero. Se ti chiama bro è un segno d'affetto. In realtà è amore. Perché te devi capire che con le altre è sesso. Con te è amore. È però con la magia dell'amore. È vero, perché ti amo. Simone, ti prego, fallo stare zitto. Perché con le altre è sesso, con te è amore. Dai, giù. È la prima volta che lo sento dire, comunque. Bro, mi hai mai visto così innamorato? Io non vedo Valerio uscire a cena con una ragazza, credo, da almeno il 92. Vabbè, ma scusa, ma ci credi? Ha fatto un contest. Vabbè, te hai partecipato, ma che cazzo vuoi? È vero, eh? Se lui ci dovesse provare con te, te ci staresti? Non lo so. Voglio trombare! Dov'è la mia Red Bull? No! Ho visto più capezzoli che un altro. Zitto, voglio! Scusa, scusa, scusa. Adesso devi leccare tutto. Cosa? Non posso un bacio. Un bacio, un bacio. No, no, no. Non posso. Vai, vai, vai. No. No, 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 il mio pit no, no, porco. Io sono Valerio. Vai, ciao Valerio. Che dici, fratello? Tutto ciao Valerio, com'è Valerio? Tutto bene, te? Sai dopo come fa? No, non è proprio così. 127 centimetri. Hai capito, pit? Acqua. 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 Tu hai il p***o enorme, beh? Ma lui lo carichiamo come bagaglio o... Come durare
più a lungo a letto con la vostra donna? I sei segreti. Eccoci qua. Il primo segreto. Ciao, ciao.